Avveniva davvero o era solo la fantasia di una bambina che aveva sognato di diventare una grande stella? Intorno alla residenza si affollavano migliaia di persone, pregavano e singhiozzavano. Non poche di esse offrivano a Dio la loro vita in cambio della sua. Cadeva una pioggerellina leggera ma gelata. Eva Peron moriva. Moriva dolcemente, eroicamente, con dignità esemplare. Alle 8:25 respirò profondamente e senza alcuno spasimo rese la sua anima al creatore. Spetta alla vice segreteria di informazioni della Presidenza della Repubblica il penosissimo compito di informare la popolazione argentina che alle 20:25 è morta la signora Eva Peron, guida spirituale della nazione. Il mondo intero pianse per la sua morte. Il suo corpo imbalsamato rimase esposto al Ministero del Lavoro per 17 giorni. 2 milioni di persone, dopo ore di attesa, sfilarono di fronte al suo cadavere. Un fenomeno che, per la sua grandiosità, non aveva precedenti nella storia d'America e probabilmente del mondo.
mirar mis ojos, ver cómo lloran.